Buongiorno, bentrovati a Mattina 9. Inizia la nostra mattinata incontrando il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, al quale è il nostro buongiorno, con il quale affronteremo il focus sui temi della città e non solo. Buongiorno, sindaco. Buongiorno, eccomi. Allora, sindaco, ben trovato. Grazie. Le chiederei, insomma, di affrontare la questione sul numero dei contagi che sembrano essere in miglioramento. La situazione è sicuramente in lieve miglioramento, però è ancora molto seria e molto grave in Italia e anche nella nostra città. Sicuramente gli effetti delle gravi restrizioni che stanno incidendo pesantemente sull'attività sociale ed economica della nostra città dal punto di vista sanitario producono dei risultati apprezzabili, ma siamo ancora comunque in una situazione grave. Adesso attendiamo nella giornata di oggi le decisioni del governo sul nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, visto che abbiamo la scadenza il 3 dicembre, si sta ragionando a livello nazionale su un provvedimento che riguardi la parte non solo della prenatalizia, ma anche delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania. A proposito, sindaco, lo ha detto anche lei, dove si attende questo nuovo DPCM, e a tal proposito il ministro Speranza ha parlato in Parlamento di scelte del governo difficili, però necessarie, onde evitare un lockdown generale. Ma quali sono i suoi auspici in merito? Ma sai, auspici a ogni italiano in questo momento e che si possa sempre quanto prima riprendere le attività a cui siamo abituati, ma credo che questo è ancora molto lontano. Io mi auguro che ci sia un rapido miglioramento della situazione sanitaria che possa consentire di cambiare colore e passare poi magari prima di Natale al colore giallo, che consente, diciamo, una ripresa, seppur tra mille limiti e cautele, di attività economiche assolutamente necessarie. Poi credo che metteranno in campo delle restrizioni specifiche proprio per le festività natalizie, alcune indiscrezioni sono già uscite. Adesso il mio auspicio è che ci sia un ulteriore forte rallentamento dei contagi, perché quello è l'elemento fondamentale non solo per la salute della nostra comunità, ma anche per venire in aiuto e in soccorso alle strutture sanitarie che continuano a stare in difficoltà. Se si migliora la situazione sanitaria, migliorerà come effetto conseguenziale immediato anche la situazione sociale ed economica, perché si potrà lentamente riprendere, seppur non con le forme, gli errori e gli eccessi di quest'estate, delle attività. Poi l'auspicio più grande è che si cominci presto a vaccinare la popolazione. Io so che in Inghilterra si comincia già nel mese di dicembre, l'Italia arriva un po' più lungo, pare che cominceremo a febbraio, e questo può essere la svolta poi decisiva che ci consentirà in primavera di avere una situazione molto più rassicurante. Una svolta decisiva, abbiamo parlato insieme a lei, l'ha detto lei poc'anzi, le possibili riaperture per Natale in occasione delle festività natalizie, ma dopo le stesse teme degli effetti comunque devastanti, potrebbe accadere? Ma è chiaro, può sempre accadere tutto, perché le persone dopo quasi un anno di pandemia sono stanche, poi vabbè, l'Italia certe volte si lascia andare anche a dei dibattiti molto ipocriti, no? Vi ricorderete sulla città di Napoli, quando eravamo zona gialla, siamo stati sotto i riflettori nazionali per giorni, perché la gente si meravigliava che ci stavano persone che uscivano, ma con la zona gialla il cittadino corretto può uscire con la mascherina, e chiaramente in una città come Napoli, se escono centinaia di migliaia di persone, le persone si vedono. In questi giorni c'è stato il dibattito surreale anche su Milano, su Torino, su Genova, ma se sono zone gialle è chiaro che la gente dopo giorni e giorni che sta in casa non penso te la puoi prendere col cittadino che ha diritto di uscire, perché con la zona gialla può uscire. Però purtroppo questo anche è diventato il dibattito nel nostro paese, che il colpevole è il cittadino, il colpevole è l'immagine delle persone per strada. Allora dobbiamo un po' deciderci, perché se non vogliamo vedere quelle immagini bisogna fare lockdown o zona rossa fino a quando la situazione sanitaria non sarà completamente, non dico sotto controllo, ma molto più sotto controllo. Allora diciamocelo con chiarezza, significa che dobbiamo essere zona rossa fino
alla primavera. E quando dovesse essere questo? Bisogna abituarsi a convivere col virus e non meravigliarsi se passiamo in zona gialla e vediamo le persone che stanno per strada. E se dovesse accadere una situazione del genere, naturalmente la protesta, perché c'è l'aspetto economico che è comunque devastante, Sindaco, e lei come giudica a questo punto il decreto Ristori 4? Può essere una formula vincente o non convincente abbastanza? Ma è chiaro che tutte le norme che arrivano sono norme positive. Alcune cose sono particolarmente apprezzabili, io per esempio reputo con molto positività la norma che ho fortemente voluto nel decreto Ristori Ter per quanto riguarda i bonus per i generi alimentari per le fasce povere, che ci consente di mettere ad oltre 30.000 famiglie prima di Natale una somma di denaro che consente di non rimanere senza approvvigionamento di generi alimentari, così come abbiamo intravisto misure anche per settori che erano finora rimasti completamente esclusi. Va un po' a rincorrere il governo, questo forse secondo me è un po' il limite principale di questi decreti uno dietro l'altro, cioè che era assolutamente prevedibile la pandemia sociale ed economica autunnale, che bisognava intervenire prima e non rincorrere, non arrivare dopo, cioè la situazione sociale ed economica è talmente drammatica che è ancora quella sensazione di interventi come una nave che sta affondando e tu cerchi, come dire, di mettere delle toppe che però rallentano la caduta, ma la caduta è purtroppo assai irreversibile. Insomma, io sono molto preoccupato, quindi da questo punto di vista continua la mia valutazione negativa di una sottovalutazione di quello che sarebbe accaduto in autunno, sottovalutazione che è stata sul piano dell'organizzazione sanitaria grave nella nostra città e nella nostra regione, una sottovalutazione sicuramente economico sociale che è stata a livello nazionale. Sottovalutazione, come dice lei, sul piano sanitario, Sindaco, vorrei commentare insieme a lei quanto accaduto nelle ultime ore in virtù di una polemica scoppiata tra il governatore De Luca e gli operatori sanitari. È possibile avere una sua visione in merito? Ma innanzitutto, con amara soddisfazione, finalmente usciamo da quella fotografia che mi aveva stancato e anche danneggiato, cioè che c'era sempre l'impressione di un duello, no? De Luca, De Magistris. Adesso finalmente ci si sta rendendo conto che facciamo prima a scorrere l'elenco delle persone, delle istituzioni, delle categorie che De Luca non solo non critica, ma la critica sarebbe legittima anche se lo facesse nei confronti di tutti, ma siamo all'insulto, al dileggio, all'offesa e alla diffamazione. Io trovo molto grave, ma non tanto il fatto che lui abbia detto che ci siano dei medici che magari in un caso specifico non hanno fatto il loro dovere, che ci può anche stare, no? Come in tutte le categorie, e la modalità con la quale lui ha comunicato, violenta ancora una volta, e quindi ha fatto intendere che i responsabili della situazione che non va non è quella politica sua e di chi è stato scelto da lui, ma è dei medici, e soprattutto perché quell'affermazione viene fatta per giustificare in qualche modo il fatto che non ci fossero, come invece lui va raccontando, effettivi posti di terapia intensiva. Siccome la regione da tempo sta dicendo che è tutto sotto controllo, che tutto va bene, che tutto è roseo, che tutto a posto, invece dalla frontiera noi sappiamo che non è così, con quella comunicazione lui ha voluto dire: se voi non trovate il posto letto è perché ci sta qualche buon tempone, come l'ha chiamato lui, riferendoci ai medici. Quindi insomma, credo che ormai, ripeto, è sotto gli occhi di tutti, insomma, che mentre si cerca, come dire, qua di fare rete, di essere solidali, di lavorare insieme, continua, diciamo, la tecnica dell'aggressione e dell'insulto. Finalmente, diciamo, con amara soddisfazione registro che almeno scompare quella fotografia che sembrava quasi una contrapposizione e un duello, invece non è così, ci troviamo di fronte, Sindaco, a un altro tipo di scena. Lei parla di fotografie, però c'è anche un altro aspetto menzionato dal governatore De Luca, perché è tornato a parlare di Napoli con occasione della presentazione di programma del governo di giunta, e parafrasando il virgolettato del governatore dice: senza l'aiuto della regione Campania la città va a picco. Senza aiuto, non ho sentito. Senza aiuto della regione Campania la città va a picco. Lei come risponde?
Ma per la verità De Luca è uno di quelli che sostiene la spallata alla città, quindi esattamente il contrario. Potremmo dire che nonostante De Luca stiamo ancora cercando di reggere una situazione così difficile. Senta, Sindaco, ci avviciniamo alle prossime comunali e l'accordo tra PD e 5 Stelle sembra essere sempre più vicino. Io le vorrei chiedere che cosa farà Dema qualora la scelta dovesse addirittura cadere sulla presenza di Roberto Fico. Sappiamo che c'è una grandissima stima che la Lega ha presidente della Camera, lei ha promosso la candidatura di Alessandra Clemente. Ma guardi, è tutto molto prematuro. Io non sono così convinto, come dice lei, che ci sia già un accordo tra PD e 5 Stelle. Il PD per ora a livello locale è impegnato fortemente a far commissariare la città di Napoli, il che sarebbe un disastro per Napoli, sarebbe un disastro per i lavoratori, un disastro per i servizi. Quindi adesso, se lei mi fa questa domanda, le dico che è assolutamente prematuro poter fare un ragionamento di questo tipo. Io sono sempre stato un sostenitore della costruzione di un campo largo, sì, cioè di provare a creare delle aggregazioni fatte da persone che vogliono il bene della città, con candidature di persone coerenti, credibili, capaci. Quindi questo è il segno anche della proposta che io feci per essere costruttivo di Alessandra Clemente. Poi c'è un percorso di dialogo aperto con tanti, si continuerà a dialogare, non si sa nemmeno, guardi, se si vota a giugno o, come sembra anche verosimile, si vota in autunno. Quindi i tempi della politica sono sempre molto dilatati e incerti, e di queste stagioni di pandemia lo è ancora di più. Quindi in questo momento io sto veramente concentrato sull'approvazione del bilancio, che è troppo importante per la nostra città. Qualora non dovesse passare in Consiglio Comunale, io a quel punto temo davvero che ci possa stare un tracollo molto grave da un punto di vista sociale ed economico della nostra città, e diventerà difficile garantire anche i servizi minimi. Che noi scongiuriamo naturalmente, Sindaco. A proposito di bene della città, come ultima domanda, naturalmente in questi giorni abbiamo visto una città che ha sofferto e ha pianto per la scomparsa di Maradona, con tante manifestazioni di affetto per strada. Io però con lei vorrei fare un ragionamento, se mi permette, perché abbiamo ascoltato tutte le dichiarazioni di mister Gattuso dopo la partita, e anche io personalmente mi sono trovata fuori lo stadio per incontrare, ecco, anche lo stato d'animo della città, e ho riscontrato, oltre ad una grande compostezza, una grande melanconia per quanto accaduto, ho notato che tutti in realtà avevano e indossavano le mascherine. Allora io mi chiedo, forse chi non è di Napoli non riesce a comprendere la portata di quanto è accaduto, perché poi trovarsi lì a ascoltare delle parole così fa un po' male a chi vive personalmente e in primis la città. Lei che cosa ne pensa? Ma guardi, in questo momento vorrei lasciare la parte più bella del ricordo senza nessuna forma di polemiche che ci possono anche stare, di critiche che ci possono anche stare. Credo che il messaggio più bello in questo momento, che deve rimanere anche in una tragedia come la morte di Diego Armando Maradona, è la capacità di quest'uomo di unirci tutti attraverso il ricordo, le emozioni, l'orgoglio di averlo avuto tra di noi, che ci ha portato dove ci ha portato, che è un cittadino napoletano, e che, se guardiamo il profluvio di iniziative che si stanno mettendo in campo, dimostra come egli è capace davvero di unirci. Poi ci può stare tutto, ci può stare quello che polemizza sulla vita, quello che polemizza sulle persone che sono scese. Qua forse c'è bisogno in questo momento di un po' meno di giudizio e un po' più di comprensione di che cosa significa l'amore per una persona che è stato un mito e lo sarà per sempre, una leggenda e lo sarà per sempre, il re del popolo napoletano. Alla fine di questo stiamo parlando, e che l'abbia fatto attraverso il pallone rende ancora più geniale tutto quello di cui stiamo parlando. Condivido il suo pensiero, grazie della disponibilità, Sindaco, grazie, le auguriamo buon lavoro, buona giornata. A presto. Giornata, arrivederci. Grazie al Sindaco di Napoli Luigi De Evangelistis per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.
Nuovo appuntamento con la cultura, siamo in compagnia di Andrea Manzi, lui è uno storico amministratore di Casa Marciano, ma allo stesso tempo possiamo dire che esordisce nel mondo della letteratura. Oggi ci presenta il suo capolavoro, Una passione fredda, il suo primo romanzo che in realtà è un atto d'amore verso la sua comunità. Ecco qui l'immagine di copertina presentatavi nell'immediato. Buongiorno, buongiorno ad Andrea Manzi, ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per la disponibilità. Grazie a lei. Dicevamo in apertura, abbiamo visto per l'appunto l'immagine di copertina, un tributo alla sua terra innanzitutto. Essenzialmente, perché si tratta di una passione che riguarda la politica, è evidente che questo tipo di lavoro è naturalmente predisposto verso la mia terra e la mia comunità. Ci sono personaggi ispirati e persone anche incontrate nel corso degli anni, e un amore per Casa Marciano e per una comunità che lei ha guidato per 10 anni. Qual è insomma il bilancio che si sente, ecco, anche di raccontare al nostro pubblico a casa? Ma lei ha detto bene, si tratta di un romanzo che tratteggia un bilancio della mia vita politica e umana. È un romanzo che è metaforico per certi versi, ma per altri versi molto introspettico. È una necessità di poter far vedere un uomo politico che ha un tratto umano molto nascosto e dove c'è la voglia di rivelarsi, e questa rivelazione porta attraverso il romanzo stesso una descrizione di personalità, di personaggi, di incontri, di cadute, di vittorie, di una rispondenza ad una natura, quella della politica, dove necessariamente bisogna fare i conti con le caratteristiche umane che vengono un po' comunque. Le caratteristiche umane, infatti, è un romanzo che intreccia l'esperienza umana, intreccia l'esperienza autobiografica ed intreccia l'esperienza politica attraverso l'incontro anche di tanti personaggi, ma attraverso la passione per il mestiere che lei ha svolto per la sua comunità e attraverso quelli che sono i sentimenti che lei, attraverso questo romanzo, è riuscito a mettere a nudo. Sì, è stato un lavoro abbastanza faticoso dal punto di vista della introspezione, ma lei ha detto benissimo, sono incontri, sono sentimenti, parliamo di passione. Quella della politica, come ci insegnano gli antichi greci, è la ricerca della felicità. Fiorire se stessi nel momento in cui conosci che fai parte di questa natura, e lo puoi fare soltanto attraverso il benessere comune. Per fare purtroppo il benessere comune, mi sia consentito quel purtroppo, necessariamente devi mettere in campo tutta una serie di capacità che sono le cosiddette maschere, la capacità di organizzare gli uomini e le persone e le cose per raggiungere il bene comune. Altro è praticamente quella poetica di pasoliniana memoria di chi deve mettere in gioco il se stesso per il bene comune attraverso le istituzioni. Riuscire a mettere, ecco, a disposizione della cittadinanza, ecco, e fare in modo che si possa vivere del bene comune, un concetto sicuramente antico, quello dei greci, per ricercare la felicità che appunto si ritrova probabilmente all'interno dell'agorà. Però io le chiedo a questo punto se anche nel titolo c'è una scelta filosofica, perché passione fredda ci rimanda un po' ad un ossimoro, una passione come può essere fredda, attraverso magari un atteggiamento stoico del momento in cui si vivono le passioni? È così, perché c'è una contraddizione in termini. La politica è la massima scienza della razionalità, che ha necessità però della follia e di un qualcosa dentro che ti spinge, che ti muove, che è l'amore verso la propria comunità rispondendo alla tua natura. Però per realizzarlo necessariamente devi razionalizzare le tue attività, e nel momento in cui razionalizzi soffochi in parte quella passione umana che ti pervade per il raggiungimento del benessere comune. È una contraddizione, è un ossimoro, ma è così.
Senta, che cosa si aspetta dal lettore, ma soprattutto il consiglio per approcciarsi a questo suo romanzo, Passione Fredda? Ma guardi, questo è un romanzo che secondo me può essere descrittivo di qualunque uomo politico. Io credo che ogni uomo politico, ogni soggetto che abbia compreso la sua ambizione e quindi anche la sua missione, necessariamente ha questo tipo di problematiche, che sono di carattere umano, cioè la compromissione dei rapporti con la famiglia, i rapporti con gli amici, con i conoscenti. Il raggiungimento del bene comune passa inevitabilmente con la compromissione degli interessi particolari. E siccome noi siamo umani e quindi la prima cosa che ci muove sono i bisogni, l'uomo nel momento in cui quel bisogno non lo raggiunge inevitabilmente pensa di non essere stato amato. E questo comporta delle difficoltà relazionali molto molto pesanti. Senta, per il raggiungimento del bene comune, come giustamente dice lei, per il conseguimento della felicità, della cittadinanza, l'uomo politico, ce lo insegnano gli antichi, deve conoscere bene le esigenze dei cittadini, della comunità, come faceva giustamente notare lei. E questa è una condizione che non conosce tempo, non conosce storia. Noi stiamo vivendo in questo periodo storico una grande emergenza, un'emergenza sanitaria a cui si collega automaticamente anche un'emergenza economica e a cui fa da rimando anche una emergenza sociale. Io le chiedo anche qual è il suo punto di vista, perché noi ultimamente riceviamo testimonianze di territori piuttosto ampi che vivono questa crisi pandemica attraverso governatori o anche sindaci di grandi città, ma nel preciso come si interfaccia un uomo politico con una piccola comunità che per l'appunto vive anch'essa un'emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo in questi ultimi mesi? Ma noi siamo di fronte ad una situazione assolutamente inimmaginabile. Siamo molto impreparati e questa impreparazione per certi versi l'abbiamo sopperita con la grande abnegazione nel mettere in campo tutto ciò che era possibile per venire incontro alle cittadinanze. C'è un problema serio, che noi non rispondiamo alla paura ma rispondiamo all'angoscia. L'angoscia è qualcosa di assolutamente indecifrabile ed è molto difficile poterne uscire fuori. I cittadini sono angosciati più che presi dalla paura, perché la paura è un sentimento che ti fa anche reagire, ma l'angoscia no, ti paralizza. E anche noi amministratori che facciamo il conto con questo tipo di realtà abbiamo scontato ritardi e capacità di poter immediatamente fare degli interventi che potessero in un certo qual senso venire incontro alla cittadinanza. Siamo leggermente in ritardo, però ci abbiamo messo tutto ciò che potevamo fare. In questo momento è il momento di stare insieme e se si sta insieme si riescono ad ottenere dei buoni risultati. In conclusione, non so se sia un messaggio perché non possiamo svelare l'epilogo ai lettori, però io le chiedo, insomma in base anche da quanto lei sta dicendo oggi e dall'alto della sua esperienza, si può insomma combaciare, far combaciare il bene della propria coscienza con il bene pubblico e con la comunità, oppure è mera utopia, come diceva qualche filosofo? Sì, è mera utopia, nel senso che c'è soltanto non una speranza che è la filosofia dei falliti, ma la speranza praticata di tutti i giorni sapendo benissimo che non riuscirai ad ottenere i risultati che ti sei messo in testa, perché sei sottoposto al giudizio dei cittadini, i quali non ragionano nella complessità ma nella individualità. E nel momento in cui ragionano nella individualità c'è soltanto una cosa da fare, essere d'accordo con la propria coscienza. Lavorare solo e unicamente in contatto diretto con la propria coscienza, sapendo di non essere compreso, ma fare la scelta nel bene dell'interesse di tutti e sapendo che a volte fai delle scelte sbagliate, quindi fare la cosa giusta sapendo che puoi fare anche delle scelte sbagliate. Quindi è un atteggiamento stoico che è l'unico che effettivamente può dare un senso a chi ha un tipo di passione come questa.
Beh, i miei complimenti. Passione fredda, se possiamo gentilmente con l'aiuto della nostra regista Giada Gregorio rivedere l'immagine di copertina, un libro, un romanzo dell'autore Andrea Manzi, storico amministratore di Casa Marciano, il suo primo romanzo d'amore, un tributo di grande amore per la propria comunità, presumo che lei sia comunque in prima linea lì, in questa bellissima comunità che tra l'altro ha grande valore anche da un punto di vista archeologico, perché lì i beni archeologici ci sono e sono ben tutelati, vero? È una bellissima comunità, abbiamo riscoperto delle nostre radici che stiamo valorizzando molto attraverso il Festival Nazionale del Teatro, della nostra identità. Abbiamo continuato ad investire in cultura perché pensiamo che soltanto questa possa far migliorare la condizione umana. Ovviamente abbiamo fatto un nuovo investimento, la comunità ci ha seguito, abbiamo un nuovo sindaco, giovane, bravo, capace, bella, disponibile con la cittadinanza, ci ha voluto, ci ha premiato e continueremo su questo, sicuramente in questa direzione. Complimenti, complimenti ad Andrea Manzi, una passione fredda, sicuramente da leggere. Grazie davvero, complimenti, ci ritroviamo presto negli studi di Mattina 9. E noi adesso usciamo verso un altro, grazie a lei, usciamo ad un altro, verso un altro argomento e vi parliamo di un omaggio tutto campano nei riguardi di medici e di infermieri che da sempre sono stati in prima linea nella lotta al Covid. E vi è un fortunato cortometraggio che diventa ora un libro. Parliamo infatti di Positive, l'opera di Esther Gatta che oggi presentiamo in insieme al regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi. Allora, io direi, se siete d'accordo, di vedere il trailer del corto e poi ci immergiamo nell'atmosfera di Positive, questa volta però su carta. Vediamolo insieme. Ho visto malattie spaventose. Ma questa è velocissima e cattiva, che ti porta a dover scegliere chi salvare. All'inizio avevo paura, sì, ero smarrita, come se fossimo al fronte senza armi. Non riesco a non pensare al coraggio dei medici e infermieri mascherati, di cui intravedevo soltanto gli occhi. Al mio cuore che mi scoppiava nelle tempie. A quanto mi mancavano i miei genitori. Al rumore dei macchinari, i lamenti della notte. Durante il turno non mangi, non bevi, parli a gesti. Se devi andare in bagno perdi mezz'ora a svestirti e non ci vai. Non tutti gli eroi indossano mantelli. Il cortometraggio Positive, ne abbiamo visto un estratto e quello che naturalmente fa più male è vedere il totale silenzio delle città, ma naturalmente perché infermieri e medici erano in prima linea nella lotta al coronavirus, al Covid. Gatta, noi ne abbiamo parlato per l'appunto durante il primo lockdown, con partecipata commozione tra l'altro. Sì. E siamo stati ospiti da te per il docufilm che diciamo, abbiamo portato avanti durante la prima fase del lockdown. E continuando poi questo percorso e questo progetto, prima dal blog, poi col docufilm, e infine è nato questo libro che... chiamato appunto Positive, dove all'interno c'è anche il docufilm ed è stata un po' la parola che mi ha accompagnato durante tutto questo lockdown e tutta questa pandemia, proprio Positive, la positività di cercare di trovare all'interno di un percorso buio,
una positività che mi ha dato anche la forza, forse che pensavo di non avere all'interno, insomma, di me, per poter affrontare tutto quello, insomma, che abbiamo vissuto. E cercare di trasmettere anche un po', diciamo, un po' con degli argomenti, facendolo con il blog, poi con il docufilm, e cercare anche di trasmettere in chiave positiva quello che poteva essere un periodo abbastanza pesante per tutti. E quindi come comunicare attraverso il libro, anche insomma, dando un messaggio e cercando anche essere vicino a quelli che sono, ecco, le strutture ospedaliere, e quindi ho pensato di devolvere l'intero ricavato della vendita di questo libro alla Fondazione Santo Bono Posillipo, quindi allo scopo sempre di sostenere quelli che sono i progetti di solidarietà a favore dei piccoli che sono ricoverati all'interno dell'ospedale. L'aspetto sociale, quindi, anche per quanto riguarda il libro, che Positive da cortometraggio diventa libro e intinge di inchiostro le medesime pagine. Nuzzo, è un omaggio che purtroppo oggi è ancora di strettissima attualità, considerato l'alto numero di decessi di sanitari che sta avvenendo in questi ultimi mesi, quindi è ancor più che mai attuale, purtroppo. Sì, assolutamente. Noi, quando abbiamo progettato insieme ad Essere, che è un vulcano di idee che insieme abbiamo, insomma, prima sviluppato il blog, poi il cortometraggio e poi infine questo libro, era proprio questa dedica che c'è, io il libro ce l'ho qui con me, c'è nel sottotitolo appunto del testo, ha dedicato agli eroi mascherati senza mantello. Purtroppo l'abbiamo notato quest'estate, che molto spesso ce ne dimentichiamo degli eroi e commettiamo anche dei gravi errori, un po' tutti quanti noi ci siamo fatti trascinare dalle prime aperture e poi si è visto col secondo lockdown cosa sta accadendo, e questo debba essere semplicemente da monito. Quindi il film, il libro nasce proprio per poter raccontare attraverso un'opera d'arte che resterà per sempre quello che è l'operato dei medici e degli infermieri e di tutto il personale sanitario. Io l'ho sempre presa a cuore questa attività, anche perché da odontoiatra, poi prestato totalmente al cinema, ce l'avevo da sempre, questa vena dedicata alla medicina. Lo faccio anche in tutte le mie opere, che mi occupo anche di alcune patologie, per poterne parlare, per poterne appunto discutere. E questo libro e questo cortometraggio penso che lascino questo effetto, questa vena di magia che questi grandi eroi hanno fatto nel passato, lo stanno facendo nel presente e continueranno a farlo. E quindi era un'opera che dovevamo fare. Io ho sentito proprio questa grande esigenza di poter raccontare eroi mascherine senza mantello. Però Nuzzo, ti chiedo come cambia il racconto di un cortometraggio che in realtà dura 10 minuti e viene adesso invece traslato in un libro che sicuramente, in un romanzo, deve sicuramente riempire più pagine ed essere più denso, lungo. Certo, allora è nato prima l'operazione filmica, poi il romanzo, che invece racconta un po' in maniera molto più estesa, molto più dettagliata, molto di cuore da parte dell'autrice Esther Gatta, quelle che sono appunto le sue sensazioni, questa storia di finzione che lei ha sviluppato durante i giorni del primo lockdown. Il film invece è stato realizzato attraverso una tecnica molto particolare che in Italia è poco sviluppata, che è il mockumentary. Mockumentary significa finto documentario, perché Esther e Fabrizio Nevola, che ringrazio, ci sta seguendo, rappresentano, interpretano due personaggi, una dottoressa e un paziente che si incontrano in corsia. La dottoressa appunto dedica la sua vita quasi proprio per salvare Fabrizio Nevola, e si ammala di questa
si infetta appunto di Covid. Lo abbiamo fatto con questa tecnica che sembra un documentario, ma non lo è, appunto perché ci sono due attori. Quindi ci faceva piacere anche, insomma, sperimentare un nuovo linguaggio, farlo attraverso il cortometraggio, di cui io sono un grande affezionato, perché nonostante mi occupo anche di film lunghi, sono sempre appassionato e da sempre mi occupo del cinema breve, che ha simile dignità. Io li chiamo film brevi proprio perché il cortometraggio mi pare che non riusciamo a dare la stessa dignità di un film lungo. L'aspetto, ecco, attoriale, di quello interpretativo, che sicuramente suscita commozione, Gatta, è un qualcosa che ha catturato anche il pubblico, i telespettatori. Allora, come ritrasportare in questo caso le emozioni delle immagini all'interno di un romanzo? Perché dalla macchina da presa alla penna, ti chiedo quanto è cambiato l'approccio del tuo personaggio. Sicuramente sarà stato un personaggio che avrà, insomma, si è immerso ancora di più nelle caratteristiche, un personaggio più immersivo. Sì, diciamo che abbiamo, io in questo libro, che è diviso in vari capitoli, e, diciamo, all'inizio è stato proprio una introspezione, quindi parlare proprio in prima persona, e poi, diciamo, piano piano ho voluto un po' ripercorrere tutto quello che abbiamo vissuto nel periodo di lockdown, quindi, diciamo, quello che noi sentivamo, quello che noi vedevamo, che ascoltavamo in televisione, le immagini, quindi i silenzi, i lunghi silenzi. È un messaggio di speranza comunque per un futuro. Che finisce proprio con la positività che dobbiamo poi avere per poter poi affrontare un nuovo futuro, e con la forza che secondo me poi tutti quanti avranno dopo tutto questo periodo di poter ricominciare una vita normale e affrontarla tutto in maniera e in prospettiva completamente diversa. Naturalmente per un futuro positivo. Guardando con gli occhi della positività, abbiamo l'ultimo pochissimo tempo, Nuzzo. Naturalmente i medici e infermieri sono stati anche molte volte vittime di denigrazioni rispetto all'enorme mole di lavoro che hanno svolto nella prima fase, ma ancora tutt'oggi. Un'opera che serve anche a ricordare, come dicevi tu, tutti i veri eroi senza mascherina, cioè con la mascherina e senza il mantello. Cosa vuoi aggiungere? E penso che, insomma, sono delle attività, sono delle notizie che molto spesso la televisione ci riesce a tramandare, però poi, come sappiamo, la notizia molte volte viene dimenticata perché poi ne avvengono altre di notizie, mentre comunque invece l'operato dei medici, degli operatori sanitari continua. E allora il poter trasporre in arte questa nostra dedica era proprio per questo, perché lo abbiamo visto tutti, ce lo ricordiamo tutti, delle foto, della fotografia dell'infermiera esausta sulla scrivania, degli infermieri che raccontavano, dei medici che raccontavano che ci volevano ore per potersi vestire e non potevano andare in bagno proprio perché altrimenti erano comunque chiaramente il cosiddetto sporco, cioè con i camici sporchi, e quindi per andare in bagno dovevano ovviamente svestirsi e quindi non potevano sottrarre del tempo in corsia perché era diventata ed è ancora una trincea, quindi una dedica voluta, assolutamente sentita, e che quindi resterà nel tempo perché questo cortometraggio continua, insomma, il suo percorso. Addirittura siamo riusciti poi ad essere anche iscritti in concorso ai David Donatello 2021, quindi siamo enormemente soddisfatti anche di questo piccolo risultato, sperando poi ovviamente nella bontà dell'Accademia del Cinema. Complimenti davvero, e ancora una volta da parte di Mattina 9 il nostro applauso, la nostra stima ai tutti i medici ed infermieri che ancora oggi in queste ore sono in prima linea per affrontare la lotta al Covid. Ricordo Positive, l'opera assolutamente imperdibile per omaggiare naturalmente ancora una volta medici ed infermieri, l'opera di Esther Gatta, che è stata presentata oggi insieme al regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Positive, grazie per essere state con noi, complimenti. Grazie. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Ciao, grazie. Pubblicità.
La zona est di Napoli si conferma nuovamente grande presidio sociale grazie ad una iniziativa solidale che permette a tutti, particolarmente alle fasce più deboli e fragili economicamente della popolazione, di effettuare un tampone orofaringeo rapido per garantire soprattutto la prevenzione su tutto l'intero territorio. Il progetto del tampone solidale si intitola Oteng e Todong e a presentarcelo oggi con noi c'è Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, insieme al farmacista Pietro Carraturo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Mattina 9. Allora Riccardi, vogliamo dire meglio, ecco, il titolo Oteng e Todong, ho detto bene? Oteng e Todong è uno brand napoletano per dire chi ha di più deve metterci, chi ha di più economicamente può contribuire maggiormente economicamente, chi ha di più con un fisico di cuore in più deve darci la possibilità di sostenere questa iniziativa. Naturalmente Riccardi, questa iniziativa nasce perché avete avvertito un'esigenza importante sul territorio, era necessario? Assolutamente sì, la Fondazione Famiglia di Maria, che ha già più volte Mattina 9 ospitato, è un presidio di giustizia sociale. Noi abbiamo vari servizi del Comune di Napoli e i nostri servizi si riferiscono ai bambini e alle bambine del quartiere di San Giovanni, ma anche della sesta municipalità, con i quartieri di Barra e Ponticelli e alle rispettive famiglie. E allora io mi sono detta, all'interno di questo momento difficile, complicato da più punti di vista, da quello sanitario in primis, da quello psicologico e soprattutto anche da quello economico, che cosa può fare la Fondazione Famiglia di Maria? Che cosa possiamo mettere in campo nella nostra intera squadra? E allora ho pensato che un'operazione di screening attraverso i tamponi rapidi potesse essere qualcosa di significativo e concreto che può dare una mano al sistema sanitario. E allora sul terrazzo che c'è qui fuori in fondazione ho fatto un numero di telefono, il mio compagno di viaggio in questa esperienza, e gli ho proposto questa follia, possiamo dire, perché comunque è una macchina organizzativa importante che è stata permessa grazie a numerosi sponsor. Ho chiamato Pietro, che è il presidente dell'associazione FAP, Farmacisti Attivi sul Territorio, gli ho spiegato il mio sogno e insieme stiamo provando a realizzarlo. San Giovanni, così come l'intera città di Napoli, doveva e aveva bisogno di, come dire, optare per un'operazione di screening. I nostri bambini con le rispettive famiglie ce l'avevano chiesto, diciamocelo, le possibilità economiche per un tampone orofaringeo, anche per questo, non sono permissibili a tutti e noi in qualche modo ogni sabato lo stiamo permettendo. Una lodevole iniziativa, complimenti, naturalmente l'ha preannunciato anche Riccardi Carraturo, è necessario per avviare operazioni così importanti, notevoli, che riguardano una fascia così ampia della popolazione, fare squadra, fare rete, essere presenti sul territorio. Lei in primis ha deciso di aiutare, quindi di scendere in campo per portare avanti questa iniziativa con delle cadenze, tra l'altro, con degli appuntamenti fissi e catalogati. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, proprio così, io credo che fare rete oggi più di ieri sia fondamentale per cercare di uscire fuori da questo momento pandemico di emergenza sanitaria. Ebbene, la Napoli Est è davvero protagonista in questo momento, ma lo è sempre stata, credo, perché abbiamo due associazioni sul territorio che sono fondamentali, importanti, vicine ai cittadini, vicine ai bisognosi, che è quella della Presidente Anna Riccardi della Fondazione Famiglia di Maria. Anna è veramente una persona attiva, sociale, e da anni si muove in una direzione unica ed è un esempio per tutti quanti noi e per tutte le persone che vogliono appunto provare ad aiutare gli altri. E poi c'è l'associazione che è qui, il farmacista del territorio, che racchiude diversi farmacisti campani che si sono uniti e appunto in maniera sinergica proviamo a dare qualcosina che va oltre la mera dispensazione, seppur importante, del farmaco. Noi abbiamo pensato che oggi diciamo il disagio principale che c'era tra la popolazione della Napoli Est, quindi San Giovanni, Barra, Ponticelli, fosse quella del tampone. Le persone oggi ancora non riescono a digerire tanto
il fatto che debbano tamponarsi. Io ritengo che il tampone sia uno strumento fondamentale per agire in prevenzione e credo sia l'unico mezzo della prevenzione per raggiungere salute e benessere, perché se noi andiamo a incontrare il virus non appena esso ha scaturito la carica virale, io credo che questo possa essere preso in tempo e quindi evitiamo poi tutto il susseguirsi di problemi che portano appunto all'ossigeno, alla terapia intensiva e quant'altro. Senta, lei diceva una cosa molto interessante, la Riccardi è riuscita a fare un qualcosa in più, Riccardi, dare vita a questa iniziativa solidale per mettere in campo immediatamente quell'eguaglianza sociale che purtroppo in un luogo eterogeneo quale Napoli Est molte volte viene a mancare, quindi possiamo dire che questa è una sfida già vincente. Diciamo che la premessa è sicuramente vincente perché c'è appunto un'idea di giustizia sociale, un'idea di eguaglianza e di equità, un'idea che praticamente tutti possono accedere alle stesse opportunità. La vera sfida, dottoressa, è proprio questa. Quando usciremo dalla pandemia, dall'emergenza sanitaria Covid-19, perché noi siamo ottimisti e positivi e non ci lasciamo sfuggire le parole importanti, perché positivo adesso indica qualcosa di negativo, la dobbiamo sempre, diciamo, tenere nostra questa positività, noi dobbiamo far sì che queste diseguaglianze vengano eliminate. La vera sfida, la vera, diciamo, lezione che il Covid-19 deve dare a tutti noi, rispettivamente per le proprie responsabilità, è quella di livellare le diseguaglianze. Non è pensabile, non è possibile che ci siano persone che non possono accedere ai servizi primari, che sono sanità e scuola pubblica. Lo possiamo dire senza fare accuse di nessun tipo. Oggi il sistema sanitario è fortissimo grazie a dottori, a infermieri. Le posso dire una cosa? Tra i vari bonifici che sono arrivati, di sostegno da alcuni cittadini, anche per la campagna del nostro tampone solidale, è arrivato a un certo punto così scritto: gli infermieri dell'ospedale del mare, reparto UTI cardiologia. Guardi, io mi sono emozionata tantissimo, ho su di me la responsabilità di quel bonifico, perché immaginate questa grande squadra, questo esercito di infermieri, di dottori, di tutto il mondo sanitario, che non solo si è caricato appunto il proprio lavoro, ma ha avuto il cuore di poter contribuire a questa iniziativa. E allora io con questa forza, con questo spirito di solidarietà e con questo amore vorrei continuare questa nostra iniziativa, la nostra iniziativa di Pietro, ma perché di tutto un mondo che c'è qua il sabato mattina. E da questo spirito di uguaglianza voglio partire per ritornare alla domanda. Non è pensabile che ci siano persone che non possono accedere ai servizi primari. Quindi la vera sfida, ma di tutti noi, di tutta quella società civile che vuole essere in campo, è quella di livellare l'uguaglianza. Senta, con lei stamattina stiamo conoscendo l'iniziativa del tampone solidale che la vede in prima linea. Complimenti per il suo essere così partecipe, ma il suo farlo fattivamente con grande amore e partecipazione, perché mi rendo conto che non sono situazioni facili anche da poter gestire, visto la densità anche di popolazione. Però lei è presente anche da un altro punto di vista, perché da tempo porta avanti progetti al fianco dei più piccoli, dei minori, in un territorio dove c'è una forte dispersione scolastica. Lei prima faceva notare l'aspetto della sanità pubblica, ma anche quello dell'istruzione. Allora io le chiedo anche quest'altro aspetto: come stanno vivendo i suoi ragazzi, i ragazzi del suo territorio, in questo momento storico, l'assenza della scuola? Allora, intanto la Fondazione Famiglia di Maria con i propri servizi non ha mai chiuso. I servizi del Comune di Napoli, che sono l'educativa territoriale e il centro professionale per minori, sono attivi tutti i giorni dalle 15 alle 19. Abbiamo messo in campo ovviamente tutte le direttive, le precauzioni di distanziamento, di mascherine, di igienizzanti, i bambini sono qua. È ovvio che la scuola è qualcosa di primario nella formazione del cittadino, nella formazione del bambino e delle bambine. La scuola è insostituibile, diciamo, come ingrediente per la crescita di ognuno di noi. Però dobbiamo dirci anche un'altra cosa, almeno io è quello che penso e lo dico a vita aperta. Non sempre la scuola è riuscita a farsi trovare preparata.
Noi ad agosto abbiamo perso tempo, e io dico noi perché ne facciamo parte tutti. Ad agosto abbiamo pensato che probabilmente fosse un agosto come tutti gli altri, che la scuola riapriva il 14 settembre, era tutto a posto, ma non era niente a posto. Non ci servivano soltanto i banchi con le rotelle, ci serviva altro, e allora si è perso tempo, e per questo la scuola si è trovata impreparata. Ed è per questo che oggi abbiamo ancora le scuole chiuse. Certo, la Campania è un caso isolato, però io a questo punto mi chiedo come mai, forse avremmo dovuto fare di più prima. Allora non perdiamo tempo, facciamo presto per recuperare uno slogan al plurale. Cerchiamo di intervenire, perché la pandemia è qualcosa, diciamo, che ha sconvolto la vita di tutti quanti noi, però siamo positivi e ottimisti, recuperiamo il messaggio, interveniamo dove non siamo stati capaci di intervenire prima, dove le diseguaglianze sono concrete. Oggi ci sono bambini che non hanno tutti gli strumenti per potersi collegare, allora noi abbiamo messo a disposizione anche la mattina la possibilità di poter frequentare questi luoghi. Insomma, non ci crediamo alle cose che facciamo, non le facciamo né per retorica né per spot pubblicitari. Questa Fondazione Famiglia di Maria ha nello statuto scritto presidio di giustizia sociale, e qui le diseguaglianze, ovviamente con un spirito tanto di umiltà, si provano a limare. Caraturo, siamo in conclusione. Naturalmente fare prevenzione, la cooperazione delle diverse farmacie, ma anche la consapevolezza dei cittadini che devono fare comunque la loro parte. I cittadini fanno la loro parte perché stanno capendo che tamponarsi non vuol dire andare incontro. Molti dicono tutto, ma perché devo fare il tampone se sto bene? Perché c'è la sintomatica, purtroppo è questo. Ma vede, noi con l'Associazione Farmacisti Attivi sul Territorio ormai sono anni che entriamo a scuola, ora la scuola purtroppo l'abbiamo dovuta un attimo accantonare, ma siamo vicini come farmacisti territoriali alle persone, siamo rivolti ai cittadini, siamo sempre pronti a soddisfare le loro richieste. Grazie ad Anna e grazie a tutte le istituzioni che ci accompagnano. Vorrei ricordare il Comune di Napoli che mi ha donato il patrocinio al progetto, per esempio, dello screening dei tamponi a domicilio, al progetto Sorda Legalità, che ci ha aiutato, appunto il sindaco Luigi De Magistris sabato a salutare Meanne, a toccare con mano, tra virgolette, quello che noi stiamo facendo. Chiaramente quello che manca è semplicemente la burocrazia. Noi vorremmo e chiediamo di essere collegati con le ASL in maniera tale da poter monitorare il dato. Perché il problema che abbiamo oggi è che se viene un paziente e si tampona a domicilio da Anna gratuitamente, noi poi quel dato lo teniamo praticamente inutilizzato. Quindi chiaramente l'infermiere e il medico fanno una ricetta, una carta che viene data al medico di competenza, ma più di a dare un'indicazione di fare una quarantena, non possiamo fare. Quindi chiediamo questo alle regioni, ma qualcosa si sta muovendo, speriamo presto. Speriamo arrivi presto la risposta. Intanto complimenti, iniziativa solidale, il tampone solidale Otteng e Todong, presentataci oggi da Anna Riccardi, presidente della Fondazione Famiglia di Maria, insieme al farmacista Pietro Caraturo. Complimenti e buon lavoro. Restiamo a disposizione. Scusami, ma senza gli sponsor, senza di loro e tutto il mio team nulla sarebbe possibile. Grazie, buon lavoro. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9.
un omaggio al più grande di sempre, una statua per onorare Diego Armando Maradona. E oggi avremo la fortuna di entrare in una bottega, nella bottega di uno dei più grandi e stimati artisti del nostro territorio. Abbiamo con noi lo scultore Domenico Sepe, che avremo il privilegio di ammirare mentre lavorerà alla sua personale opera dedicata a Diego. Buongiorno maestro, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, mi sono fatto trovare qui con il primo giorno di lavorazione del monumento, dove ho già raccontato la mia idea di scultura, che è quella di un Maradona che appena arrivato a Napoli alza gli occhi e guarda lo Stadio San Paolo, ex Stadio San Paolo. Ecco, Stadio San Paolo, ne aspettiamo l'ufficialità perché anche lo stadio sarà titolato al campione Diego Armando Maradona. Però prima di addentrarci in quella che è la lavorazione, tra l'altro un giorno vedo già buona parte della lavorazione, maestro, che cos'è stato per lei Maradona, il suo ricordo da poter raccontare al nostro pubblico a casa? Sì, vabbè, assolutamente. Maradona per me vuol dire infanzia, vuol dire legami con mio padre, che mi portava allo stadio a vedere proprio Maradona. E quindi Maradona significa tanto, significa riscatto, significa guardare un campione che vince e che dà stimolo a, anche ai giovani, di avere una prospettiva di vittoria nella vita, non solo nell'ambito sportivo, no? Nel senso che i grandi campioni servono a questo, a stimolare, a prescindere da loro, questo poi a noi non ci interessa, ma quello che interessa è quello che sono i riscatti, perché quello di Maradona è stato un riscatto della vita, parte dalle favelas e arriva all'apice del mondo sotto un punto di vista sportivo, questo è chiaro. Quindi per me Maradona significa questo, significa riscatto, ecco la parola. E quindi il mio legame è forte, perché mi riporta allo stadio, mi riporta alla bellezza del dribbling, mi riporta alle emozioni. Principalmente questo. Maestro, ma quando le è venuto l'impulso di omaggiarlo e onorarlo attraverso la sua statua, nel momento in cui ha preso la notizia già era in sé l'idea della creazione che sarebbe poi di lì avvenuta a pochi giorni? Allora, in realtà vabbè, ovviamente ha preso la notizia una malinconia, una grande tristezza, diciamo, ma pervaso, e quindi ho metabolizzato quel momento e poi ho detto: io faccio scultura e che cosa potrei fare per Diego? Posso fare una scultura per renderlo eterno, eterno così come tutti i grandi della storia sportiva, del calcio. E la spinta è stata proprio questa, è stata una spinta emozionale. Cioè, Maradona per me è come fosse uno di famiglia, quindi Il mio ridare qualcosa a lui, ma anche alla città di Napoli, è quello di donare qualcosa a Maradona, visto che lui ha sempre dato ma non ha mai ricevuto. Quindi la spinta nasce da questo, cioè dover dare qualcosa a Maradona, alla città di Napoli, attraverso quella che è la mia professione, la mia arte. Senta, l'ha detto e lei. Restituire qualcosa. Restituire qualcosa, restituire sicuramente l'immagine di immortalità. L'immortalità molte volte attraverso la scultura l'abbiamo conosciuta nella nostra storia. Tutte le divinità, gli dei diventano immortali attraverso la realizzazione di una statua. Molte volte la statua suscita emozione allo spettatore, però io le chiedo come riesce invece lei a trasferire le emozioni che ha regalato Diego Armando Maradona a lei personalmente, ma a tutti, perché è una cosa davvero che accomuna un intero pianeta, attraverso la realizzazione di una statua. Come si raccontano, come si interpretano? Ecco, come dicevo prima, la spinta nasce dall'emozione, quindi l'emozione che poi accende l'ispirazione, e quindi ecco, questo è il processo creativo che avviene all'inizio. Poi che cosa c'è? Si fa una ricerca iconografica, si cerca di capire qual è l'uomo che vogliamo raccontare, cioè l'atleta che sta in campo. Infatti ho deciso di fare un Maradona giovane, quindi ho voluto valorizzare l'atleta, la sua fisicità, la sua grinta agonistica. Mi sa molto, anche io sto vedendo la bellezza, perché mi sembra che lei stia lavorando da oggi, ho capito bene? Da quanto tempo? No, questo è il giorno 3. Alle mie spalle, se mi sposto, non so se si riesce a vedere. A me dà proprio già l'immagine di una divinità, in verità. Sì.
E perché di sono un contaminato Apollo, dalla mia cioè un'immagine ricerca già di una divinità con dei tratti caratteristici che sono tipici poi della scultura classica che noi conosciamo, è quello che conferisce poi l'immortalità e la divinità, in questo caso al campione. Perché lei parlava di riferimento, sì, no? Dei modelli iconografici. Guarda, è un collegamento quasi naturale per quello che è il mio percorso, nel senso che io guardo la scultura greca e la fisicità nel periodo greco, e quindi la bellezza ideale, era quella di un atleta. Cioè gli dei venivano rappresentati come degli atleti. Qui abbiamo un personaggio, una figura che è già un atleta, ma nello stesso tempo, nel nostro tempo, cioè scusate il gioco di parole, è una sorta di divinità, divinità ovviamente calcistica. Non so se avete notato però alle mie spalle, io in realtà il monumento l'ho già quasi ultimato, impostato. Sì. Non posso scoprirlo perché non vorrei... Infatti glielo volevo chiedere. Quasi ultimato, ecco, sì, non so, si vede... Sì, infatti volevo chiedere cosa ci fosse al di là di quel velo. Come nasce questo processo creativo? C'è il modello c'è l'ispirazione, c'è il modello iconografico, poi ci sono i bozzetti, c'è la scelta del materiale anche, maestro. Sì, un materiale, ritornando, ecco, il discorso poi torna sempre alla divinità greca, tra virgolette. I greci dicevano che il bronzo è l'ideale per fare le sculture perché all'interno è vuoto e quindi ha lo spazio per custodire l'anima. E quindi quest'opera deve essere per forza in bronzo. Sarà in bronzo, sarà un'opera imponente, sarà una scultura che racconta un grande calciatore. E quindi il bronzo è la scelta che io, tra l'altro, ho sempre adottato nel mio percorso artistico, ma ancora di più in questo momento. Cioè una scultura greca è una scultura che diventa un involucro di qualcosa di estremamente spirituale, che è l'anima, appunto. L'anima e la grande generosità di cui si parla del campione consacrato a leggenda già quando in realtà Maradona era in vita, maestro. L'ideale di perfezione che rimanda alla cultura greco-romana, ma soprattutto a quella greca, laddove la concezione di perfezione si collega a quella bellezza e che ritroviamo anche nel Maradona fisicamente, perché Maradona rappresentava quella perfezione in campo, ma quella perfezione fisica possiamo dire che Maradona ce l'ha, sì, nei tutti i tratti, sì, anche sì, proprio nella corporatura, sì, che è veramente di stile classico greco. Abbiamo un leggero ritardo, sta ascoltando la domanda maestro Sepe. Sì. Non sento, non mi arriva l'audio, chiedo scusa. Parlavamo di questa idea di perfezione totale del campione, che in realtà aveva in campo fisicamente, che lei l'ha riportato alla statua di bronzo che sarà. Sì, ecco qua, adesso ho sentito, no? Chiedo scusa perché avevo un problema con l'audio. Non so se mi sentite. Certo, sì, la sentiamo. Io purtroppo non sento. Un problema forse con le cuffie. Io dicevo comunque in ogni caso che la scultura racconta un uomo, un atleta, e quindi questa cosa si sposa perfettamente con Abbiamo qualche problema con l'audio? Abbiamo qualche problema con l'audio, comunque la novità oggi in esclusiva portata, ecco, nelle vostre case è la bellezza, questo dono omaggio per onorare il nostro grande campione Diego Armando Maradona. Ne abbiamo parlato tantissimi in questi giorni, le grandissime testimonianze di affetto, la prima di titolare lo stadio San Paolo, tra poco ufficializzato Diego Armando Maradona, tanti i murales, tanti i doni, ma soprattutto quello che vi abbiamo presentato oggi è la nuova statua che il maestro Domenico Sepe per l'appunto dedicherà a Diego Armando Maradona. Abbiamo capito che è una statua di bronzo, è in evoluzione e in lavorazione, una statua che andrà a simulare quell'ideale, il canone di bellezza ma di perfezione
tipica degli eroi, delle divinità greche, e che in realtà vanno bene a compararsi, ad eguagliarsi a questo nostro grande campione, divenuto veramente leggenda, e per restituirgli meritatamente la immortalità. Naturalmente voi vi faremo poi conoscere la parte finale, insomma ritroveremo sicuramente Maestro Domenico Sepe a conclusione di questa bellissima opera scultorea. Grazie, e noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina 9. La musica, questa bellissima arte, non si ferma neppure dinanzi a Covid, ma anzi lancia dei progetti nuovi e molto interessanti. Uno di questi viene proposto dai Daudia, un duo acustico casertano composto da Davide Maiale e Claudia Pasquariello, che oggi ci presentano il loro ultimo EP interamente dedicato alle cover natalizie, titolato An Unplugged Merry Christmas. Ragazzi, buongiorno, che belli che siete! Buongiorno. Che belli, con questa atmosfera natalizia ci state facendo venire voglia di respirare aria di Natale, complimenti. Allora, proprio per respirare quest'aria natalizia e per introdurci insomma in questa bellissima atmosfera che voi ci state facendo venire la voglia, ecco, di respirare già da ora, se siete d'accordo noi presentiamo e rimandiamo al nostro pubblico uno dei brani estrapolati proprio da questo vostro progetto, questa personalissima White Christmas, e quindi immergiamoci insieme nell'atmosfera natalizia. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children
to hear sleigh bells in the snow. Davvero unica, Claudia, che bella che sei, che voce dolce e delicata abbiamo potuto ascoltarti, ecco, con una sola delle 10 canzoni presenti in questo EP. Grazie mille Manu. Sì, in realtà questo è il primo estratto, diciamo, di una serie di brani che sono presenti su tutti i digital stores. L'album è uscito il 6 novembre in versione digitale e in questo mese anche in versione fisica. Anche se il CD, diciamo, non è tanto usato in questo periodo, però è stato un bel regalo, insomma, per i nostri follower, insomma, avere anche la copia fisica del nostro album. Esatto, un bel regalo per i vostri followers, voi siete molto seguiti, ecco, sui social. Tra l'altro, Davide, riarrangiare i brani celebri in chiave acustica è una vostra e anche una tua peculiarità. In questo modo riuscite a creare quelle che sono delle atmosfere così particolari nei vostri brani, come abbiamo avuto modo di ascoltare in questo caso. Sì, esatto, noi, diciamo, abbiamo un po' ripreso la voglia di suonare in modo acustico, quindi con gli strumenti madre, senza nessun tipo di, insomma, di aggiunta elettronica, per cercare anche di dare, appunto, di creare questa atmosfera molto più intima, almeno quello che, diciamo, trasmette a noi. E quindi già dai nostri singoli, insomma, pubblicati quest'estate, cover pop praticamente internazionali, ci ha preso questa passione per l'acustica, e quindi abbiamo continuato questa scia, approfittando anche del Natale, perché chiaramente queste sono tutte hit ascoltate sempre con arrangiamenti orchestrali o di band, e noi le abbiamo rese un po' più personali con questi ritmi più caldi, più intimi. Tra l'altro, permettimi, questo lo permette la voce di Claudia, perché ha davvero una voce molto calda, rotonda, e che ti fa, che ti prende, ecco, nelle emozioni. Claudia, a tal proposito, lo diceva anche prima Davide, voi avete comunque, siete apprezzati anche a livello internazionale, perché le vostre esibizioni per l'appunto hanno ottenuto la ribalta internazionale, milioni di visualizzazioni per quanto riguarda la reinterpretazione di Gerusalemme, che ha avuto un successo incredibile, tanto da ricevere l'apprezzamento degli autori stessi. Che cosa ha significato per voi anche questo momento? Ma è stata una cosa del tutto inaspettata, perché è stata una reazione a catena. Noi abbiamo per gioco fatto questa versione di Gerusalemme, l'abbiamo pubblicata sui nostri social, e 10 minuti dopo la pubblicazione Master KG, che
che è l'autore del pezzo, ci ha subito ripostato sulla sua pagina ed è stata una reazione a catena internazionale. Abbiamo fatto ospitate TV in Sudafrica, in Kenya, negli Stati Uniti, in Bulgaria, cioè veramente è stato un successo inaspettato. E noi siamo orgogliosi che questo successo, ecco, riguardi davvero la nostra regione e il nostro territorio. Se sei d'accordo, se siete d'accordo, io direi di vedere proprio un estratto anche di questo riscontro e di questo grande successo ottenuto con Gerusalemme. Vediamolo insieme. Gerusalemme, i cagliami, chi non lo sei, ambenami, zugaghi sigillana, Gerusalemme, i cagliami, chi non lo sei. Ragazzi, ci state facendo venire voglia del Natale, ma soprattutto voglia di godere di questi paesaggi incontaminati, paesaggi della natura. Siete bellissimi, veramente, ed è meraviglioso ascoltarvi. Tra l'altro, Claudia, utilizzi uno strumento particolare, l'ukulele, quindi doppi complimenti per la voce, ma anche per lo strumento, che non è semplice da suonare. Sì, grazie mille Mario innanzitutto. Sì, l'ukulele in realtà è uno strumento che è stato per molto tempo sottovalutato, più che altro, perché si tende a pensare che sia uno strumento per bambini. In realtà è uno strumento completamente diverso dalla chitarra, perché ha quattro corde. Quindi, e poi dà delle sonorità particolari, delle sonorità estive. È hawaiano, e noi stiamo cercando insomma di inserirlo in tutti i brani che appunto riarrangiamo, perché ci piace proprio questa sonorità, questa pesticcia. Davide, grande affetto di pubblico quando avete interpretato questo brano, spopolato su web in tutto il mondo, tanti anni però di gavetta, tante partecipazioni a talent internazionale, anche a Sanremo Giovani. Quali sono gli obiettivi dei Daudia per il prossimo ed imminente futuro? Allora, noi sicuramente, sì, la gavetta ci ha permesso insomma di fare tanta esperienza sul campo, a parte i talent, insomma, tutte le esperienze TV che abbiamo fatto, ci siamo comunque destreggiati molto anche sul campo, abbiamo fatto tantissime esperienze live, e questo ci ha permesso oggi di arrivare ad essere, diciamo, un progetto consolidato, e quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di arrivare al grande pubblico con le nostre canzoni, quindi con i nostri inediti, ma parallelamente seguendo anche il percorso delle cover, perché è una cosa che ci caratterizza in particolare. Quindi a febbraio uscirà un altro album, però questa volta fatto dalle cover pop internazionali, che abbiamo presentato anche spesso sui social e sui nostri canali, ma racchiuse in un solo album. E diciamo, di conseguenza pubblicheremo anche un EP di nostri brani inediti. L'obiettivo è quello di ricominciare, diciamo, a viaggiare. Abbiamo tantissime esperienze pronte che ci aspettano all'estero, però
purtroppo al momento siamo vincolati. E noi vi seguiremo sui social. Intanto, Claudia, ci avete regalato oggi un momento di grande dolcezza, di serenità. Mattina 9, sapete bene che porta nelle case del pubblico tanta informazione. L'informazione di oggi è collegata sicuramente all'andamento, agli aggiornamenti, all'andamento della curva pandemica. Abbiamo potuto respirare dei bei momenti attraverso voi, quindi ti chiedo quanto può essere importante la musica, quale strumento di alienazione dalle negatività che ci circondano? Ma la musica è sicuramente una delle cure, perché comunque anche dal feedback del pubblico quotidianamente abbiamo delle conferme di questa cosa, perché la gente ha bisogno ogni tanto di distrarsi, ha bisogno di evadere un po' da questo periodo che tutti condividiamo, e quindi la musica sicuramente può essere un modo per allontanarsi, come leggere un libro. Quando leggi un libro, guardi un film, ti estranei un attimo dalla realtà. E intanto noi ci leggiamo, in realtà vi seguiremo sui social, ma soprattutto ci goderemo queste vostre cover, questa atmosfera natalizia attraverso Unplugged Merry Christmas del duo acustico Daudia, che oggi ci hanno regalato dei momenti veramente meravigliosi. Curiosità, ma siete una coppia? Sì, una coppia, questa è casa nostra, siete nella nostra casa oggi. Beh, grazie per insomma averci allietato con la vostra musica, regalato dei momenti di serenità, i nostri migliori auguri e che possiate, ecco, fare presto musica, esibizione, ma soprattutto ci vediamo presto qui da mia mattina 9, perché voglio conoscervi proprio qui da vicino. Va bene, vi aspetto. Grazie a te per averci ospitato. Grazie a tutti. La vostra pagina è Daudia, giusto? Per potervi seguire sui social? Perfetto. Instagram e Daudia su Facebook. Perfetto. Complimenti a questo duo acustico straordinario che ha spopolato sul web, davvero apprezzato da un punto di vista musicale internazionale, e noi siamo veramente contenti per loro. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Restate con Mattia noi, perché fra pochissimo c'è lo spazio dedicato alla cucina, il momento dedicato da MD con Chef Ferio, con un prezioso pranzo da cucinare solo per voi. Ci vediamo dopo la pubblicità. Restate con Mattia 9, grazie.